Secondo i Lakota, la roccia è un essere vivente, è l'essere più antico della Terra, che esisteva già prima della creazione del mondo, e le montagne che sono fatte di roccia sono esseri destinati a durare per sempre. Oltre la caducità e la precarietà di ciò che è stato costruito dagli umani. Il 71% della terra è ricoperta d'acqua. Di questo 71%, solo il 2% è potabile. Ma da dove viene quest'acqua? Viene da ghiacciai, buona parte, dalla nostra riserva d'acqua. Ghiacciai come questi, che però, come questo, come alcuni qua attorno, sul Monte Bianco, si stanno ritirando. Quindi cosa vuol dire? Che avremo meno acqua? Possiamo permettercelo? Pare di no. Carlo, guarda. Eccolo. Vedi quei buchi lì? L'anno scorso mi è comparso proprio lì. Aspetta che vengo fuori così me ne mostri meglio. Praticamente, perché... no, in mezzo proprio su quei buchi lì, una formazione che era fatta così, il like del ghiacciaio. Ho detto sì, anche il ghiacciaio è social. Dopo un'ora era già caduto. Qua si muove tutto, no? Però ho detto che nel 77... Sotto a 7 arrivava con alle pietre, sì, ah, sì. E arrivava là? Alle pietre chiare. Sulle pietre chiare, e qui dietro c'è il ghiacciaio dei Joras che arrivava lì sul sentierino, sì. Ed era fino lì, quindi quasi si toccavano i due ghiacciai. C'è in 40 anni arretrato. E purtroppo i cambiamenti climatici esistono e noi siamo ancora fortunati ad avere un ghiacciaio di questo tipo davanti agli occhi, perché è una cosa... meravigliosa. Questo è uno di quelli che resistono, allora. Speriamo che continui a resistere. Speriamo. Mi porti su a vedere allora com'è? Andiamo. Più da vicino? Certo. Dai. Cosa sta succedendo ai ghiacciai? Ma vedo che numeri pazzeschi di percentuali di possibilità di scomparsa di tutti i ghiacciai delle Alpi, hai visto? Sì, sì. 75%, una roba del genere, hai visto? Praticamente il ghiacciaio del Joras si divide qua sopra dalla Bouteille, che è questa torre. Lui sta bene questo, plan pensé? Sta benino, dai, cioè, meglio che il Miage, che è sparito completamente. Ma io mi chiedo se la montagna è sacra, cioè se la montagna è sacra, e cosa vuol dire anche. Nella storia della letteratura la montagna è stata sacra per tanti,
Petrarca va a camminare sulle cime del Monte Ventoso solo e pensoso, no? Dice, misurando i suoi passi lenti. E Voltaire anche sale alla montagna. Goethe scrive un bellissimo poema che diventa una canzone stupenda, tutti i tedeschi sanno a memoria, della pace che si sente dalla cima di una montagna. Quindi sappiamo che la letteratura, se non la battezza come sacra, la contempla come qualcosa di magico, la montagna magica di Thomas Mann. Ed è anche un tempio, cioè, lo è sempre stato dal Monte Olimpo per i pagani dell'antica Grecia, il Kailash per gli Hindù, ancora prima il Kilimanjaro in Africa, il Tacoma per i nativi americani. Ha sempre rappresentato la divinità, è sempre stato qualcosa che ci ha fatto pensare a qualcosa di altro, superstizione, irrazionale. Ci è sempre sembrato, credo, che la montagna possa portare la morte, mentre sappiamo benissimo che ci porta anche la vita. Qua siamo su un ghiacciaio che dà acqua, l'acqua è la vita, come sappiamo, e però ci stiamo forse dimenticando di questo fatto. Si sente ogni tanto un brontolio. Mi sembra così, della roccia che casca sui ghiacci, ghiacci che si spaccano, perché è vivo, per così dire, il ghiacciaio. Siccome non c'è l'energia elettrica, c'è il campanello della bicicletta. Rifugio Boccalatte? Sì. Sì, guarda, il CAI non lo prevede, però vedo molti che la usano, quindi è una scelta vostra, se non vi fidate prendetela, insomma. Cioè, però purtroppo il CAI prevede, è un sentiero per escursionisti esperti questo, quindi non alpinistico. Però vedo molta gente che sull'ultimo tratto preferisce assicurarsi, è una scelta vostra. Hai conosciuto Bruce Chatwin? Sì, sì, in Patagonia. Davvero? Sì. Ma hai scalato con lui? No. Allora posso dirmi fortunato, ho scalato con te, ma Bruce Chatwin no. No, l'ho conosciuto a Punta Arenas, era l'81 ancora, di te, sì. Un grande. Ticoletto? Sì, era un grande di personaggio. Sì, poi lì avevo fatto una solitaria tosta. Ed ero contro legge, naturalmente, perché nel come CD, sempre. Come sempre. Tranne quando eri segno. Okay. Nel CD di Pinochet andare fuori legge non era tanto igienico. No. E allora sono scappato via, no? Tagliava le mani. Sì, sono proprio scappato via dal Cile quella volta. Ho fatto la prima solitaria della Torre Sur del Paine, lungo la via tracciata dagli italiani, Aste e compagni. E allora, siccome lui lo sapeva, lui voleva star giù un po' di più, e abbiamo fatto cambio di biglietto si poteva una volta. Sì, l'ho saputo dopo, si chiamava così, mi aveva lasciato un biglietto. Era solo Bruce. Sì, lo trovavo là in osteria, a Punta Arena. Bello. Senti, a Patagonia, hai vissuto nello Sri Lanka, Afghanistan, cosa ci fai qua? È stata una scelta un po', come dire, dopo che ho fatto un infarto, 6 anni fa, non mi hanno più dato possibilità di lavorare come consulente al Ministero degli Esteri, all'ONU, dove lavoravo io. E niente, poi il CAI mi ha dato una mano, ma era un po' delle mie scalate di un tempo che ero famoso alpinista. Sei ancora? Cento anni fa. Sì. Una montagna importantissima per la storia dell'alpinismo. Poi sai, qua un posto che non puoi chiudere la cucina, per dire, perché vengono giù tutte le ore. Quindi mi è successo più di una volta a mezzanotte fare una pasta per quelli che venivano giù dalla via Cassin, della nord del Gran Jorasse, per cui
C'è un lavoro, è una mission più che un lavoro. Ma scali ancora allora su di qua? No, no, non posso perché tra le altre cose anche 10 viti sulla schiena e purtroppo, però dai, mentre già andando a prendere l'acqua sotto la bottiglia per quella torre lì di fronte, sì. Ho messo su una mezza ferrata per arrivarci, sì. Sono 600 metri da qua, quindi scalare, vabbè, ecco, è un termine grosso. Invece, beh, le grandi vie, purtroppo, con 10 viti sulla schiena, non posso più basta, farle. Non puoi più stendere. Sì, sì, sì. Però qua hai dei prosciuttoni ancora, Franco. Va bene le mani. L'eredità dell'alpinismo. Di tutti i monti che hai fatto. Sì, sì, sì. Bene ho fatti ai miei tempi. Hai visto il mondo? Dai. Ma da vicino? Sì, sì, ci ho vissuto dentro, è un grande piacere. E lo vedi cambiare? Dal tuo punto di vista, sai che c'è chi dice che dal punto di vista più alto si vede meglio e si pare anche a sognare. Mi pare che ma sei stato sì. Bonatti a dirlo, sai? Che è passato di qui. Esatto. Purtroppo i cambiamenti climatici non sono un sogno di certi scienziati, si vedono, si toccano. Però il problema è più globale. Il problema è globale, ti presente. Parlano tutti, teniamo pulita la montagna. Qui sopra la vetta del Grand Jorasse passa la rotta aerea Milano-Londra, 4 aeroporti londinesi con 3 aeroporti milanesi, un aereo ogni mezz'ora, volano 6.000 metri, quindi vuol dire 1.500 metri sopra la vetta, quindi inutile che, cioè giusto che noi teniamo le cartacce in tasca che ci portiamo a valle i rifiuti, però quello è ben più grave, pensate che questo è un posto veramente isolato, una montagna rimasta selvaggia. Però se pensi a quello, ti rendi conto che anche questo ghiacciaio purtroppo è inquinato. Devi avere, quindi quell'acqua lì che vediamo, è lì che vai a prendere l'acqua? Sì, dentro sotto questa torre. Vai fin là. Dietro, lì che scendi giù proprio dal ghiacciaio delle Jorasse, sì. E lì dentro c'è un canalino. Poi c'è qui una vasca di raccolta della neve che si scioglie qui, quando sì. Finisce sta neve qui, va. Si secca e c'è quel tubo, forse lo intravedi nero che va su sottile, sì, mezzo sì. La roccia. Sì, 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 lo vedo là. Che va su sopra e va dietro, me lo sono tirato tutto di schiena. Ma quindi forse la tua stessa acqua è un pochino più inquinata dal passaggio degli aerei? Sì. Ci possiamo avvicinare un po'? Sì. No? Non tanto, è pericoloso che stiamo giù. No, 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 possiamo benissimo noi. Ecco il rifugio. Beh, è spettacolare, no? Il mio rifugietto, Bellissimo, Hai visto? Pensate che il posto è stato trovato da Whymper, sì. Che è stato il primo salitore del Cervino, primo sì. Salitore del Jorasse, ancora nell'850 e qualcosa. E ha detto, qui è l'unico posto che la valanga non porta via tutto. Infatti, l'hanno costruito nel 1881, ed è ancora lì. E lui l'ha capito. Ci sono danni, ci sono. Cioè ogni primavera bisogna guardare cosa è successo, però comunque non è venuto giù rifugio. Ben congegnato, perché sembra un posto strano da metterlo, invece no. Abbarbicato sulla. Anche perché se lo mettevano qui su sti posti vanno giù le valanghe, non lo trovano più. Ecco. Qui allora questo è uno di quelli che resistono. Johnny! Adesso arrivo fra un po'! Qui è uno di quelli che resistono, cioè è uno dei 25% dei ghiacciai che non si stanno sciogliendo. Per un poco, ecco, non è che si stia sciogliendo ai ritmi degli altri, ecco. Mm. È tornato indietro di un centinaio di metri dagli anni 70, sì. Quindi sto parlando del 77, la prima volta che sono venuto qui per scalare le Grand Jorasse. No, tu dicevi le montagne in giro per il mondo, quindi invece in giro per il mondo sia delle Ande che tu hai scalato. Sì, qualcosina poco sulle Ande, Patagonia sono stato. E l'Himalaya? L'Himalaya sono stato un paio di volte, ma sempre io sono sempre stato un rocciatore più che sì. Altro, più che un ghiacciaiolo. E quindi sono andato in India, sono andato in Uttar Pradesh al Talai Sagar. Sì. E lì comunque era prematuro, perché io ero sempre stato un innovatore. No? Sì. Cioè, quando sono stato uno dei primi, sono il primo a parlare di free climbing, quando si diceva così. Sì. Ho aborrito un po' l'idea di arrampicata sportiva che è stata l'evoluzione dopo. Mi ricordo sì. Quando sono tornato dall'America, che avevo imparato a usare i friend in alto, eri l'unico che incoraggiava, diceva usa i friend, usa in alto. Cioè. Pensati che la prima volta che ho fatto il Capitan in sì. California, perché l'ho fatto 7 volte, tra cui una prima solitaria, Lurking Fear, prima volta nel 78 non avevamo i friend ancora. Sì.
Quindi bong, cuni di legno, quelle cose che il tuo bisavolo Gino Soldà usava, ecco. Sì. No, però mi ricordo che era proprio, facemmo all'epoca quel discorso più filosofico su che cos'è la scalata e vabbè, sì, tu facevi un discorso non contro gli speed, ma insomma sicuramente che non era necessario. No, io sempre stato, sì, ecco, non sempre stato contrario, perché la montagna secondo me va affrontata a pari, cioè, se cominci a bucare dappertutto è ovvio che poi innalzi i gradi, diventa tutto, ma non più facile, più fattibile, perché i gradi adesso sono arrivati a livelli che io non ho conosciuto. Sì. Sto uno dei primi, o forse il primo, a fare il grado 512 americano, che è un 7B francese, poi adesso arrivano al 9C, ecco, insomma, quindi la mia è una visione un po' più ambientale, ecco. Il contatto con la natura è indispensabile, poi la natura selvaggia, guarda dove siamo, insomma, cioè, salto i 300 metri. Forse questo senso di precarietà, anche dove siamo adesso, cioè, a me viene un po' di, sento nelle gambe il richiamo del salto. No, ti sta venendo paura? No, no, paura, ho una specie di crampo, posa lì. E quindi forse c'è un senso di responsabilità nel rapporto con la natura che stiamo perdendo, che viene simboleggiato qui dalla montagna e dal crepaccio, che è attorniato dal ghiacciaio. Il crepaccio che ci aspetta è brutto se non riusciamo a capire come evitarlo. Alla terra non importa niente di questo, non stiamo salvando la terra. La terra si arrangia, è sempre sopravvissuta, con i dinosauri si sono estinti, con chissà quante altre specie che noi non conosciamo. Il mondo non è in pericolo, la terra non va salvata, la terra si arrangia e rinasce, lo fa da milioni di anni. Siamo noi che siamo in pericolo, noi dobbiamo salvare noi stessi.